Credo in un solo Dio, Padre, creatore cielo e terra, tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio della luce, luce della luce, Dio vero. Generato, non creato, la stessa sostanza dal Padre. Per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per me il mondo viene la nostra sostanza, scende dal cielo. E per opera dello Spirito Santo, Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine di Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi. Sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture, e salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Confesso un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, la festa dell'Epifania ci invita a incontrare Cristo, luce del mondo, e a sentirci missionari per la gente. Preghiamo perché non si spenga in noi l'anelito missionario. Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Perché la Chiesa, che ha la missione di aiutare tutti gli uomini a incontrare Cristo, abbia sempre il coraggio nell'annunciarlo al mondo di oggi, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché i paesi più ricchi sentano il dovere di aiutare i paesi più poveri a uscire dalla miseria e dall'aria emarginazione. Preghiamo. Ascoltaci, perché i giovani trovino nell'invito di Cristo a servire gli altri la ragione per vivere e rendere fruttuosa la loro esperienza di vita. Preghiamo. Ascoltaci, perché la nostra comunità, che ogni domenica si ritrova attorno all'altare per celebrare l'Eucaristia, si senta coinvolta nel condurre a Cristo i fratelli. Ascoltaci, per tutti i nostri fratelli defunti che nel loro pellegrinaggio terreno hanno dato tutto il loro amore ai loro fratelli più bisognosi, da essi una grande ricompensa nei cieli. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Vuoi, o Signore, che tutta l'umanità ci metta in cammino per incontrare il tuo figlio prediletto, ma che ci sentiamo responsabili del cammino di fede dei nostri fratelli e sorelle, tu che vi regni nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
Dio Padre onnipotente. Guarda, o Padre, i doni della tua Chiesa, che ti offre non oro, incenso e mirra, ma colui che in questi santi doni e significato, immolato e ricevuto Gesù Cristo nostro Signore, e di vive e regna nei secoli degli secoli. Ora sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Oggi in Cristo, la luce del mondo, tu hai rivelato ai popoli il mistero della salvezza. E in lui apparsa nella nostra carne mortale, ci hai rinnovati con la gloria dell'immortalità divina. E noi uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Salvezza e ti rendiamo grazie per averlo.
alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Filippo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Mettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci via per pace alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo gli furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua gloria per Cristo, con Cristo, in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e fermati al suo divino insegnamento, siamo di Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e in terra. Da tutti i nostri padri e quotidiani, per i medi a noi stessi, come noi rimettiamo i nostri figli, ma liberati dal male, liberati lo Signore da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi, con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Agnello mio, che voi per
Preghiamo. La tua luce, oh Dio, ci accompagni sempre e in ogni luogo, perché contempliamo con purezza di fede e gustiamo con fervente amore il mistero di cui ci hai fatti partecipi. Per Cristo nostro Signore. Ecco, nell'omelia ho cercato di essere chiaro sulla differenza di Befana ed Epifania. Io vi auguro l'Epifania, che oggi significa appartenenza alla Chiesa, domani, quando sarà, appartenenza al Regno di Dio, il Regno Eterno. Questo penso che sia l'augurio più bello che noi come comunità cristiana ci possiamo dare. Oggi si fa anche la Befana, fatela. Però vi do un consiglio: se l'avete fatto o se la dovete fare, per quella persona a cui fate la Befana, in silenzio, in segreto del vostro cuore, dite una preghiera. Sono stato chiaro? È il minimo che possiamo fare come cristiani. Ti do la macchinina, che cosa ti do, il computer, tutte queste cose. Auguri. E poi voi dite: Madonna mia, ti raccomando questa persona, perché sia sempre più vicina a te, al Cristo Redentore, nella prospettiva dell'Epifania eterna. Siamo d'accordo su questo? Allora, quella che sarà Befana diventerà anche augurio di Epifania. Più o meno ci siamo. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Grazie.